La candidatura di Angelo Vernillo a sindaco di Bassano si incrocia a gioco forza con le elezioni europee. Così a sostenerlo sono arrivati due candidati del Collegio Nord-Est, Achille Variati e Maria Cecilia Guerra, assieme al parlamentare europeo uscente, a lungo sindaco di Padova, Flavio Zanonato. Ma noi dobbiamo soprattutto rendere consapevole i cittadini di cosa può accadere con queste elezioni e dei pericoli che bisogna assolutamente evitare. Il rischio è che vincano quelli che normalmente chiamiamo sovranisti, ovvero sia quelli che vogliono ritornare a una forma di statalismo, una forma di nazionalismo. È inutile nascondersi che poi quest'onda, diciamo così, di flusso o di riflusso, a seconda di come la si veda, inciderà parecchio anche laddove si va a votare in sede amministrativa. Sì, anche se qui a Bassano usciamo da un'esperienza molto positiva e quindi penso che la gente si riaffiderà a chi ha saputo amministrare bene. Bassano è un centro molto importante, su grandi dimensioni, è una città vera e propria, una grande città, e penso che vorrà darsi un'amministrazione di qualità. Sul piano locale, Angelo Vernillo ha sottolineato di puntare in particolare sul riordino della viabilità cittadina come primo passo del suo programma amministrativo, da affrontare come un'unica grande opera pubblica, a cominciare da Viale delle Fosse, via Parolini e via Brocchi.